diciamo dedicati ad Agropoli, e anche qui abbiamo fatto un piccolo tour, abbiamo organizzato nei quartieri della città e cercato di incontrare un poco tutti i cittadini, quelli che già conoscevano Franco, però il marchio di fabbrica di Franco Alfieri è stato sempre quello di voler, dove sarà io credo una grande festa in cui daremo dimostrazione finale che le cose sono cambiate in questo collegio elettorale. Voi dovete pensare che prima che si facesse il nome di Franco per questo collegio elettorale era praticamente dato al centrodestra, comunque un collegio elettorale non favorevole a noi. Bene, già dal momento in cui la candidatura è stata ufficializzata le cose sono cominciate a cambiare. Allora, giusto completo il mio saluto Eugenio, voglio naturalmente salutare l'onorevole Casillo, è un piacere insomma avervi ad Agropoli, mi auguro insomma che ci potrete trovare spesso, perché abbiamo veramente piacere di allargare la nostra grande squadra. Noi prima siamo stati in un intervento pochi minuti fa, abbiamo terminato al Cineteatro dove c'erano tantissimi giovani amministratori, questa grande squadra, questa grande famiglia che io posso dire abbiamo costruito in città. Grazie al sindaco Adamo Coppola, beh, anche lei è impegnato in questa campagna elettorale proprio a testimonianza insomma della grande stima che parte da questa città e poi sicuramente si estende in tutto il territorio del Cilento e Vallo di Diano, oltre 90 comuni ecco, interessati in questa campagna elettorale. Allora, siamo qui questa sera e ringraziamo anche chi ci ospita, il Palazzo Dogana Resort, non a caso, perché l'assessore Eugenio Benevento, tra le altre deleghe, ha anche quella del Demanio, Porto e Contenzioso. Allora, assessore, perché davvero non ci aspettavamo tanta gente e ancora una volta vi state dimostrando la vostra vicinanza, questo per me è un motivo di vanto, di orgoglio, che allo stesso tempo mi emoziona nel parlare con voi. Parlare, noi politici siamo, noi amministratori siamo abituati a parlare tra la gente, ma parlare con gli amici, con i familiari, desta sempre un'emozione particolare, quindi non vi nego che questa sera sono particolarmente emozionato. E nei miei ringraziamenti ovviamente devo obbligatoriamente ringraziare, oltre a chi questa sera ci sta ospitando, a Carmela Santi, che è la moderatrice della serata, ma un ringraziamento al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per la sua preziosa presenza. Ma mi dovete consentire un ringraziamento particolare e un abbraccio fraterno a coloro che io reputo come due, oltre che i due Agropoli, ha rinunciato a degli appuntamenti a proprio del greco, quindi un ringraziamento particolare e ovviamente un ringraziamento a chi è l'attore principale della serata, il nostro candidato alla Camera dei Deputati, Francesco Alfieri, a cui dobbiamo far sentire forte il nostro apporto e un forte applauso. Io, dopo aver fatto i ringraziamenti, dico soltanto poche parole, perché presentarvi Franco è impossibile. Tutti i presenti, ormai vi conosco quasi tutti singolarmente, sapete meglio di me che cosa ha fatto Franco Alfieri. Quindi non starò qui ad elencare i motivi di tutto quello che Franco ha fatto, ma cercherò brevemente di analizzare i motivi per cui ognuno di noi questa sera nelle proprie case, già da domani, dovrà chiedere il voto per Franco Alfieri, e dei motivi non per quello che ha fatto, perché lo sappiamo tutti. Agropoli è stata vista come un virtuosismo economico, virtuosismo amministrativo degli ultimi 10 anni, e questo è stato capace, è stato possibile solo grazie ad una forte squadra coesa, come l'ha chiamata poc'anzi Adamo, ma soprattutto grazie a colui che è stato il capitano di questa squadra, ed è stato possibile grazie a Franco Alfieri. Quindi non voglio essere qui a dire ciò che Franco ha fatto, lo sappiamo benissimo, 102 milioni di opere pubbliche in 10 anni. Mario, questa, quando tu venissi ad Agropoli a trovarmi qualche anno fa, mi dicesti queste parole: ma come avete fatto ad Agropoli in così pochi anni a fare tutte queste opere? Tutto quello che hai visto e tutto quello che noi vediamo è stato possibile grazie sì alla squadra, ma soprattutto grazie a Franco Alfieri. E oggi Franco ti voglio dire una cosa che non ti ho mai detto, nonostante ci conosciamo da 15 anni, ma soprattutto una cosa che riguarda gli ultimi 10 anni di amministrazione. Io non ti ringrazio per quello che hai fatto, sarebbe autoreferenziale anche per me. Ma ti voglio ringraziare perché hai fatto in modo che Agropoli possa essere visto come un esempio di virtuosismo. Prima dell'arrivo di Franco Alfieri di Agropoli, quando si parlava di Agropoli, si diceva sì, una bellissima città, ma una città inesplosa, una città che ancora non riesce ad andare avanti. Tutto questo è stato superato con l'arrivo di Franco Alfieri di Agropoli. Franco Alfieri ha dato 10 anni di stabilità politica, ha cambiato in 10 anni un unico assessore, ha dato un esempio di forza, di concretezza, non solo, ma anche di capacità.
tutto quello che oggi vedete ad Agropoli ha un nome e un cognome: Franco Alfieri. E devo dire una cosa, che Adamo mi sicuramente sarà d'accordo con quello che sto dicendo. In 10 anni di amministrazione ognuno di noi probabilmente ha svolto qualche sport, soprattutto negli sport di squadra. Nei momenti in cui nello sport di squadra avevi una difficoltà, che cosa facevi? Passavi la palla al numero 10, al giocatore più forte, quello in grado di saltare l'uomo, quello in grado di fare gol. E Franco Alfieri per noi ha rappresentato questo. Nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui non sapevamo come fare, nei momenti in cui avevamo delle difficoltà amministrative o politiche, passavamo la palla a Franco Alfieri, perché eravamo sicuri che Franco sapeva risolvere il nostro problema. Questo è uno dei motivi per cui noi stasera non possiamo perdere un'occasione irripetibile. Oggi io penso che ci troviamo in un'occasione storica che stiamo sottovalutando un pochino. Ma non tanto ad Agropoli, ma quanto a livello nazionale, perché non dobbiamo cadere nel populismo e nella demagogia o nelle finte promesse che ormai vanno avanti da 20 anni. Noi dobbiamo portare avanti un discorso di territorio, e l'unico discorso di territorio che possiamo fare lo possiamo fare solo con Franco. Franco conosce ogni punto e virgola di questo territorio, e chi vi parla ovviamente è un amministratore locale, un amministratore di Agropoli, ma quando parlo di conoscenza del territorio, delle esigenze della collettività, vi parlo di tutto il territorio che riguarda il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alboni. E in questi giorni in cui Franco è stato in campagna elettorale, vi posso garantire che ha fatto il pieno dappertutto. Altro che fitture, Franco Alfieri è l'uomo del popolo, perché dovunque è andato ha riempito le piazze come stasera, ed è l'unico che ancora fa risorse che i singoli comuni non possono permettersi, e lì abbiamo bisogno di enti sovraccomunali, lì c'è bisogno della regione Mario, lì ci sarà bisogno del governo, e quindi chi meglio di Franco Alfieri in un ruolo di parlamentare. Agropoli per la prima volta potrà esprimere un parlamentare votato con il sistema uninominale. Questa è la prima volta, siamo chiamati alle urne e per la prima volta possiamo esprimere il nostro candidato in un sistema uninominale. E Franco Alfieri, vi posso garantire che non andrà a Roma a fare il turista, questo ve lo potete dimenticare. Franco Alfieri sarà un attore principale della vita politica. Questo è stato qualcosa di aberrante, di antidemocratico, tant'è che la Corte Costituzionale si è pronunziata e ha detto che era ovviamente una legge incostituzionale. Oggi è diverso, sebbene noi non siamo del tutto convinti di questa legge elettorale, ma oggi abbiamo la possibilità di eleggere i nostri rappresentanti al collegio uninominale, e quindi Agropoli deve smetterla di piangersi addosso. Oggi io lo dico tranquillamente, ma quando parlo di Agropoli parlo anche del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Siamo stati già per troppo tempo terra di conquista. Arrivava il Meluzzi della situazione, si dichiarava agropolese, veniva da Agropoli per cedere i loro limiti, perché le risorse finanziarie non ci sono, e quindi Franco tu avrai anche un onere, sarai chiamato a rappresentare questo territorio che, come ben sai, molto spesso siamo stati ignorati. E in tutto questo non posso, me lo dovete concedere, sarò un pochino forse polemico in tutto questo, ne ho parlato oggi con qualche amico, ma in Italia abbiamo avuto varie figure di turista. Abbiamo il turismo religioso, il turismo culturale, il turismo crocieristico e quant'altro. Negli ultimi anni io ho riconosciuto tra me e me una nuova forma di turista, che è quella del turista parlamentare. Purtroppo a Roma abbiamo avuto tantissimi turisti, parlamentari turisti, e questa è una cosa che non va bene, perché molto quando va bene 50 minuti di macchina, ci vuole poco. E chi è stato l'ideatore della bretella che collega Eboli ad Agropoli di questo progetto? È stato Franco Alfieri, perché Franco Alfieri viene dalla Gavetta, è stato amministratore di un piccolo comune, poi amministratore alla provincia di Salerno, poi ad Agropoli, ora è stato in regione Campania. Franco, tu dovrai essere il garante di questa opera, perché questa opera dovrà essere portata a termine, ovvero la bretella che collegherà. Caro Mario, ne abbiamo parlato in privato, purtroppo Agropoli nel 1981 fu messa la prima pietra per l'ospedale di Agropoli, nel 2006 è stato inaugurato in pompa magna dall'allora classe politica, e qualche anno fa una scelta vile, vigliacca, per colpire forse non solo un territorio ma un uomo, hanno chiuso l'ospedale di Agropoli. Oggi
diciamo che l'ospedale abbia aperto qualche settore, perlomeno per il pronto soccorso per le schede verdi e quant'altro, ed è stato possibile solo grazie a Francalfiere. Abbiamo uno dei porti turistici più importanti che va da Civitavecchia a Reggio Calabria, è un porto turistico tra i più importanti, però è un porto turistico che è rimasto così com'era dal 1968, l'anno in cui è stato inaugurato, e lì, caro Franco, tu dovrai essere garante anche in questo, di finanziamenti che dovranno arrivare per rendere questo porto un porto europeo e che sia il volano per lo sviluppo economico e produttivo di questo territorio. Ma davvero, quindi mi sono dilungato già troppo, volevo parlare davvero di Minna, però ho dovuto cogliere l'occasione per stare con degli amici questa sera e soprattutto per parlare di alcune esigenze di questo tempo, permetterci il lusso di non votare Franco Alfieri. Guardate, dall'altra parte, con tutto il rispetto nei confronti delle altre persone, abbiamo una candidata del Movimento 5 Stelle, che sicuramente una bella ragazza, questo senza ombra di dubbio, ma una ragazza che ha 28 anni e da 10 anni non vive nel nostro territorio, vive in Germania. Come può conoscere i problemi di questo territorio? Come può essere la portavoce delle esigenze della collettività e delle esigenze di un territorio? Quindi non cadiamo in questa demagogia, perché fare la campagna elettorale dietro un computer per fare populismo è facile, ma questi signori, da dove sono stati chiamati, hanno fallito, hanno combinato dei disastri e noi non ce la possiamo più permettere. Quindi non crediamo né alla demagogia, né al populismo e nemmeno alle false promesse del Cavaliere, che ormai sono 20 anni e dice sempre le stesse cose, che sono delle cose inimmaginabili. La stessa candidata di Forza Italia è stata la mia professoressa all'Università di Procedura Penale, una persona per bene, una persona preparata, ma che vive a Roma. Che ne può sapere dei problemi del Cilento? Che ne può sapere di Agopoli? Che ne può sapere del Cilento? Quindi davvero, concludendo, io vi invito tutti quanti, giorno 4 di marzo, a non sbagliare. Il 4 di marzo tutti uniti dobbiamo votare Franco Alfieri per dare forza e respiro a questo territorio. Quindi tutti... Mario Casillo. Buonasera a tutti, un grande ringraziamento per l'invito di questa sera. Mi hanno presentato prima, sono napoletano, sono il capogruppo del PD in regione e non mi nascondo che per essere qui stasera ho rinunciato a 5 iniziative. Avevo iniziativa a Torre dei Greci, città di 100.000 abitanti, iniziativa da Cerra, iniziativa a Nola, iniziativa a Pomigliano e un'altra iniziativa a Torre Annunziata. In generale, Eugenio è stato molto bravo a illustrare quelle che sono le problematiche di questa città e di questo territorio. Io vi faccio qualche considerazione di carattere generale, perché votiamo, siamo chiamati a votare per le elezioni politiche e si vota il candidato, ma si vota anche il partito. E in questi giorni, cioè da quando è iniziata la campagna elettorale, ci sono tante cose che con grande franchezza, diciamo, meritano di un attimino di un momento di chiarezza. Perché badate bene, in questa elezione non c'è stato un confronto politico che sia uno. Ognuno, anche guardando in televisione, andava in televisione, ognuno a dire le proprie cose, senza mai avere la possibilità di confrontarsi. E in questo si sono nascoste tante cose che anche noi dobbiamo dircelo, da militanti e da persone del Partito Democratico a volte quasi abbiamo paura a dirlo. Noi abbiamo ereditato un paese che nel 2013 era in una condizione disastrosa. Avevamo un prodotto interno lordo che indica la ricchezza del nostro paese che era meno 2% all'anno, cioè ogni anno noi perdevamo il 2% della nostra ricchezza, con dei provvedimenti a volte giusti, a volte sbagliati, ma con dei provvedimenti coraggiosi abbiamo un paese che oggi cresce dell'1,5%. Sono anni, io sono 43 anni, ma da quando ho 18 anni e voto che sento promesse che si sarebbero... Vende i fazzoletti fuori la posta del mio paese, l'altro giorno mi ha detto non vedo l'ora che arriva il 5 marzo, che finalmente il 5 marzo non dovrò più vendere i fazzoletti, ma alla fine avrò 1.800 euro al mese. E questo ve lo dice uno che è cattolico convinto, non solo alla fine è un qualcosa che non si potrà verificare, ma è anche un qualcosa che offende la dignità delle persone e che allontana sempre di più le persone dalla politica. E soprattutto, credetemi, è un qualcosa che va contro anche quelli che sono i principi economici, perché, dicevo prima, ho 43 anni, tanti miei coetanei mi dicono alla fine noi paghiamo quelli che sono stati i difetti di chi ci ha preceduto, mi dicono perché cosa si è fatto prima? Noi scarichiamo tutto sulle future generazioni e scarichiamo tutto sui nostri figli.
Ebbene, in passato lo si poteva anche fare, premesso che io sono contrario a questo principio, perché io faccio politica per lasciare i miei figli in una condizione migliore rispetto a quelle in cui siamo noi. Ma alla fine oggi non si può neanche fare, perché qualche paese, quindi non andiamo lontano, nel 2015 in Grecia fu eletto presidente del Consiglio Tsipras, quanti di voi lo conoscono? Esattamente su questa ricetta economica, promettendo soldi a tutti, promettendo soldi ai disoccupati e facendo capire che la sua elezione avrebbe portato a un paese migliore. Leggetevi l'articolo dell'Espresso della settimana scorsa e vedete cosa è successo invece rispetto a quelle promesse. Gli stipendi pubblici sono diminuiti, sono stati tagliati dal 10 al 40%. È stata fatta una riforma delle pensioni ben peggiore di quella che è stata che la famosa riforma Fornero, e alla fine i cittadini greci che sono chiamati al voto nei sondaggi dicono che quel partito dal 40% è passato al 15%. Noi, se siamo quelli che facciamo politica da tanti anni, io prima di me mio padre è stato consigliere regionale 10 anni, io sono alla mia seconda legislatura, se ogni elezione noi prendiamo sempre un voto in più è perché quando andiamo nel che il nord già arriva da 2 anni fa, finalmente la ripresa arriverà anche nel mezzogiorno. E cosa lo dice concretamente tutto questo? Lo dice il fatto che noi in Regione Campania quest'anno assumeremo solamente nel comparto sanità 3.500 dipendenti, che dal 2019 per i prossimi 3 anni ci sarà l'assunzione di 1.700 dipendenti per ogni anno per i prossimi 3 anni. Lo dice che nel pubblico impiego nei prossimi anni assumeremo in Italia nei prossimi 5 anni 500.000 dipendenti pubblici, di cui solamente in Campania 40.000. Lo dice che parlando con Confindustria, in un incontro fatto 15 giorni fa, finalmente nel 2018, anche le grandi aziende, le piccole aziende di questo territorio iniziano finalmente ad assumere. Questo perché? Perché siamo stati seri e non abbiamo preso in giro i nostri cittadini e i nostri elettori. Questa è la nostra politica. E questa politica ci porta anche, e vengo alla parte finale dell'intervento, quella rivolta a Franco, questa politica ci ha portato alla candidatura di Franco Alfieri. Ci sono state tante critiche, l'ha detto Eugenio prima, ma alla fine noi abbiamo fatto una scelta. Guardate i candidati, l'avete detto. Chi sono gli altri candidati in questo tempo? Il coraggio di investire su Franco Alfieri, perché il vero partito è quello che non guarda magari all'immediato ma che guarda al futuro, ed è stato fatto un investimento in questo territorio su una persona, ve lo dice uno che è capogruppo in regione, che in questi anni, anche in regione, in questi 3 anni in regione, ha fatto un lavoro egregio. Franco si è candidato da Napoli, ma si sarebbe potuto candidare anche a Napoli, vi posso garantire sarebbe stato eletto lo stesso. Perché Franco è il modello politico del nostro partito, il modello perché è una persona che sta sul territorio, che lavora e che porta risultati concreti. Basta le chiacchiere, di chiacchiere ne siamo pieni, e soprattutto basta di pensare che uno vale uno, basta pensare che fosse sconosciuto o votare una persona che magari per la prima volta si è affacciata alla politica e che va votata solo ed esclusivamente perché è nuovo e perché è giovane. No! Bisogna votare chi ha dimostrato nella vita e in politica di essere capace, di essere all'altezza del proprio compito. Questa è la differenza che c'è tra il Partito Democratico e tutti gli altri partiti. Per cui, al di là di tutto, per il bene del vostro territorio, lo avete detto, l'ha detto prima Eugenio, lo dirà bene al nostro paese e soprattutto se vogliamo bene ai nostri figli, fino a domenica abbiamo tempo di convincere i tanti indecisi. Lo dico sempre, io sto in giro e ho poco tempo magari di contattare i singoli cittadini. Mia moglie insegna a San Giovanni a Teduccio, un quartiere molto degradato di Napoli, e mia moglie parlando con i genitori dei propri alunni mi dice che su 10 persone, 5 persone oggi sono orientate a non andare a votare. Perché talmente è tanta la sfiducia nella politica, perché talmente che sono stati presi in giro i cittadini, con promesse, come dicevo prima, che non si possono mantenere, che oggi la gente pensa che o votiamo Franco Alfieri o votiamo il lusso sconosciuto, alla fine è la stessa cosa. Solo voi che conoscete il territorio e conoscete Franco avete la possibilità di far cambiare idea a queste 5 persone che, come dicevo prima, mia moglie ha contattato e che anche voi, tanti amici vostri che non vogliono andare a votare, solo voi siete in grado di convincere ad andare a votare. E allora in questi giorni, se ci tenete al vostro territorio, fate questo sforzo tutti quanti
in giro, contattate la vostra gente, perché abbiamo la possibilità il 4 marzo non solo di riprendere il paese e di continuare il lavoro per far sì che ci possa essere sviluppo per questo territorio, ma soprattutto il 4 marzo potrete avere un vostro concittadino, una persona che merita tanto, al Parlamento italiano. Auguri a tutti. Grazie all'onorevole Mario Casillo per queste sue parole, per questa sua testimonianza ulteriore di affetto per la città di Agropoli e per il candidato Franco Alfieri. Che dite, lo ascoltiamo? Franco Alfieri. Buonasera a tutti e davvero grazie per la presenza, per il tempo che ci state dedicando. Ringrazio Eugenio per questa occasione, per aver voluto organizzare questa stupenda serata, e ovviamente Mario Casillo per la presenza, per l'amicizia e per la stima. Vedete, questa è stata una campagna elettorale brevissima che è in posto a